All right. Buongiorno, bentrovati. Alle mie spalle vedete uno, ma la copertina di Daniela Grandi questa mattina ci porta lontani, lontani dalla campagna elettorale, anche perché oggi è silenzio, quindi non ne possiamo parlare, per cui ci ricordiamo solo che domani si vota. E intanto parliamo del 1985, da lì siamo partiti con la copertina di Daniela Grandi, i concerti per raccogliere i fondi, per l'Africa, no? Quanto è lontano il 1985? Quante cose sono cambiate in questi 30 anni? Perché qualche tempo fa il Censis ha presentato un rapporto in cui parlava in verità di consumi, ma in qualche maniera descriveva il paese e diceva che dal 1985 ad oggi i nostri consumi, ad esempio, sono diventati più responsabili. Siamo passati dall'edonismo degli anni 80 ad un consumo diverso, plausibilmente complice la crisi, però anche di questo parleremo. Un'altra cosa che diceva il Censis è che siamo tornati a sperare, su questo punto pure mi piace sentire i nostri ospiti, così come sulle parole che ci raccontano di questo 2015, no? Se le parole sono, ad esempio, alcune noi le abbiamo individuate: diseguaglianza, lavoro o non lavoro, quanto è cambiato il lavoro, terrorismo internazionale, avevamo conosciuto quello di casa nostra, adesso ci confrontiamo con un fenomeno nuovo. Ecco, di tutte queste cose proviamo a parlare. Do il buongiorno ai nostri ospiti, saluto il nostro sociologo d'elezione Domenico De Masi, autore tra l'altro di TAG, le parole del tempo, e insomma non a caso questa mattina assolutamente protagonista, perché poi noi abbiamo individuato delle parole ma magari lei ne aggiunge delle altre. Do il buongiorno a Pietrangelo Buttafuoco, ben trovato e bentornato, autore tra l'altro del feroce Saracino, La guerra dell'Islam e il califfo alle porte di Roma. Devo dire che dentro c'è tanto e c'è anche un pezzo della vita privata, scritta come tra parentesi, alla fine del libro, però c'è anche il racconto di una conversione, no? Beh, è il racconto di un'identità, il racconto di un ritorno, e l'incontro con il sacro. Non sono uno spretato io, ho semplicemente raccontato in una parentesi in assoluta naturalezza quello che è stato negli occhi miei da bambino scoprire, per esempio, nella cattedrale di Palermo, dove arrivai in gita, qualcosa che mi rimandava ad altro, come quando, entrando nella Cappella Palatina, restai ipnotizzato da quella palma e poi le voci, le parole, i poeti, ma anche la vita quotidiana di quella mia Sicilia, che ho ritrovato inevitabilmente presente nell'attualità, in quella che è la lingua su cui tutti siamo costretti a confrontarci, che è quella del ritorno, di un'identità che torna forte, che è universale, che è poetica, che diventa terribile proprio quando l'attualità invece ce la trasforma sotto forma di spavento. E siccome il primo passo
per affrontare il terrorismo e la lotta all'ignoranza, allora in assoluta umiltà comincio a recuperare quelle parole per evitare che ci siano gli equivoci e gli imbrogli della menzogna. Io ne ho segnate alcune quindi di parole: identità, ritorno, ignoranza. Le ritroviamo nel corso della puntata. Do il buongiorno ad Alessandro Giglioli dell'Espresso, bentornato a Coffee Break. Allora, subito, professor De Masi, siccome il Censis ci dice consumi più responsabili, quindi partiamo da quella ricerca lì, no? Dall'85 ad oggi, oggi siamo diventati consumatori responsabili. Gli anni 80 erano gli anni dell'edonismo. Verità questa. Ma quanto ha pesato la crisi e quanto ha pesato la nostra scelta? Cioè, lo facciamo perché ci crediamo o lo facciamo perché siamo costretti? Consumeremo volentieri? Questo chiedo. L'uno e l'altro. No, io nel mio libro ho scelto 26 parole, una per ogni lettera dell'ordine in ordine alfabetico, perché credo che la società attuale non abbia, diciamo, una struttura complessiva, un modello, diciamo, semplificatore e esplicatore che consentirebbe, che so, un trattato sulla nostra società, come avrebbe fatto Max Weber o Marx, per citare i grandi. Oggi è possibile solo avere delle agopunture, diciamo, sulla nostra società, degli spiragli, degli oblò che ci facciano capire qua e là che cosa è cambiato e come probabilmente cambierà oltre. E naturalmente il mutamento è alla base di tutto questo, ma c'è un elemento dal 1985 a oggi. Nell'85 il microprocessore, che è praticamente la cellula della nostra vita post-industriale, perché è dovunque, negli orologi, nelle automobili, nel telefonino, eccetera. Il microprocessore aveva 15 anni. Ora bisogna tenere conto che il microprocessore nell'85 aveva 15 anni. Raddoppia la sua potenza ogni 18 mesi. È l'invenzione umana che ha la progressione più forte che esiste. Le macchine hanno raddoppiato la loro potenza, la loro velocità in 70 anni, per dire. Invece il microprocessore ogni 18 mesi raddoppia la sua potenza. Quindi a 15 anni di distanza aveva già avuto una... Ma oggi sono trilioni di volte più potenza che non nel 1970. E questo sarà ancora nei prossimi... Per cui nell'85 non c'era Facebook, non c'era Internet. Può sembrare una cosa... perché oggi è di uso quotidiano, se noi quindi quelli che dicono stavamo meglio prima dicono una sonora sciocchezza. Quello si dice sempre, sempre. Trimalcione dice questo già nel primo secolo dopo Cristo, passando davanti al museo dice, vedi, dice il ragazzo, è sempre il rimpianto, qui ci sono le grandi opere tempo, del passato, no? Non come oggi, siamo nel primo secolo dopo Cristo, e quindi questo si dice sempre. No, io credo che questo non sia il migliore dei mondi possibili, questo in cui viviamo, ma sicuramente è il migliore dei mondi esistiti fino ad oggi. Non esiste un'epoca storica in cui io vorrei vivere piuttosto che qui. Posso immaginarmi... E però diciamo che c'è una parola, no, che noi possiamo usare a proposito di questi 30 anni, ed è, almeno rispetto all'Italia, così ci raccontano alcune indagini statistiche, la parola diseguaglianze che aumentano. Mi faccio aiutare da Daniela Grandi, soltanto in Italia. Nell'85 si era sicuri che sarebbero diminuite. Questo è interessante. Quindi, oggi poi ci spiega perché ci siamo sbagliati. Vediamo un po'. Thank you.
E vabbè, Giulioli. Meraviglia. Ma il problema della disuguaglianza, che sicuramente è aumentata negli ultimi 30 anni, secondo me, e di nuovo buongiorno intanto, va anche un po' interpretato alla luce della domanda: quanta disuguaglianza è funzionale e quanta è disfunzionale al progressivo miglioramento del vivere sociale, al progressivo miglioramento delle nostre condizioni di vita? Perché non c'è dubbio che, lo è stato provato anche dai fallimenti dei sistemi comunisti, che un'uguaglianza imposta, coatta, uguale per tutti, senza stimoli, senza competizioni, non è funzionale al miglioramento complessivo della società. Da quel fallimento, che avveniva proprio negli anni che citavi tu, no? Nella fine degli anni Ottanta, siamo passati all'ideologia uguale e contraria, opposta, cioè tanta più disuguaglianza c'è quanto più una società progredisce in termini di benessere, e questo non funziona uguale, cioè è l'errore uguale e contrario. Quello che sta succedendo adesso con l'eccesso di disuguaglianze del nostro presente e la tendenza a sempre maggiore disuguaglianza, la forbice sociale che aumenta, la classe media che si proletarizza, che si impoverisce, dimostra, e contemporaneamente il battere in testa delle nostre società, basta pensare al battere in testa delle democrazie che non rappresentano più nessuno, con l'aumento dell'astensione, con la gente che non crede più nelle forme organizzate politiche, tutto questo battere in testa è figlio di questa lotta di classe dall'alto verso il basso, che negli ultimi 30 anni ha visto vincere la punta della piramide, ha visto vincere l'elite sui cittadini, e che ha portato alla situazione in cui ci troviamo adesso, con grosse questioni che riguardano il futuro delle democrazie, il futuro del vivere sociale e poi anche il futuro dei contatti fra popoli, no? Perché anche questo delle disuguaglianze ha a che fare con i problemi che abbiamo tutti i giorni sotto gli occhi, l'immigrazione, i contrasti fra minoranze o fra minoranze e maggioranze e così via. L'eccesso di disuguaglianza è utile o è dannoso? Questa è la domanda che dovremmo farci tutti, in qualunque punto della piramide sociale ci troviamo. No? De Masi, è utile o è dannoso? E no, soprattutto perché avevamo creduto di poterle ridurre le disuguaglianze, sì, e abbiamo sperimentato di averle allargate? Dunque, abbiamo creduto nella riduzione delle disuguaglianze perché venivamo fuori da un ventennio di crescenti diritti conquistati dalla classe operaia, che si era alleata con gli studenti e ha ottenuto in tutto il mondo un avanzamento fino ad arrivare per esempio in Italia allo statuto dei lavoratori. Questo in qualche modo ha incattivito la controparte che si è organizzata, e mentre il proletariato si andava disorganizzando a causa del fatto che la tecnologia lo scompaginava, invece la classe egemone si è compattata sempre di più, ha creato i suoi luoghi di incontro, da Davos allo studio Ambrosetti, si è dato le sue trasmissioni televisive, si è dato le sue riviste, le sue università. Pensate che lo studio di Piketty, che ha dimostrato in modo proprio chiarissimo questo aumento delle disuguaglianze, è stato finanziato da Soros. Quindi questa classe dirigente, la quale si preoccupa anche di questo. Ma la cosa che almeno io nel libro cerco di esplorare, perché per me è un mistero, è che noi praticamente abbiamo avuto un aumento enorme di popolazione mondiale. Noi praticamente oggi siamo 7 miliardi, nell'epoca dell'illuminismo eravamo 600 milioni. Ora, quando si ha 7 miliardi di persone, significa che ci sono 7 miliardi di bocche da sfamare, ma sopra ogni bocca c'è un cervello. Quindi sono 7 miliardi di cervelli nel mondo, non c'era mai stata una materia grigia così macroscopica, ed è come se in questi ultimi 20 anni le bocche avessero funzionato e i cervelli no. E questo secondo me è un mistero, tanto più che un numero crescente di questi cervelli sono scolarizzati e grazie a internet sono interconnessi, quindi ci doveva essere un incremento di creatività per risolvere i problemi. Invece cosa si è dimostrato? Che il comunismo sa un po' distribuire la ricchezza, ma non la sa produrre, e il capitalismo, che la sa produrre, non la sa distribuire. E questo è un dramma terribile. Vi propongo un modello alternativo, ed è il modello del presidente dell'Uruguay. L'abbiamo intervistato, ieri l'ha intervistato Lavinia Bruno. Perfino. La felicità al potere, tra l'altro era qui a Roma per presentare appunto questo libro, anche per presentare questo libro al cura di Cristina Guarnieri e Massimo Sgroi. Vi faccio sentire la sua Io l'ho conosciuto, Mujica. Ha stabilito un Dio. Oggi al di sopra di tutti noi c'è un Dio nuovo, che è il mercato.
E siccome l'economia si paralizza se il mercato non va avanti, si inventano cose nuove e anche inutili per far sì che la gente lavori per comprare continuamente. Hay lamparitas que hace 100 años que están prendidas en California. In California ci sono lampadine che durano 100 anni e invece bisogna fare cose che non durano niente. Y mientras tanto tenemos africano. Nel frattempo abbiamo gli africani che non hanno neanche l'acqua da bere. Hanno delle necessità reali, ma noi non possiamo cambiare queste contraddizioni. È il fenomeno più angosciante della nostra società. 85 persone detengono il 40% della ricchezza globale. Noi siamo deboli e non riusciamo nemmeno a metterci d'accordo per stabilire una tassa sulla ricchezza. La responsabilità la teniamo qua. La responsabilità è nelle nostre teste. Ognuno ha il dovere di lottare per ottenere la propria libertà. Se no siamo come quelli che gestiscono la finanza, diamo la colpa ad altri. E invece dobbiamo imparare a vivere di ciò che abbiamo. La sinistra e gli intellettuali europei hanno un enorme debito pendente. Quale altro paese può essere laboratorio contro le disuguaglianze, lo spreco, la povertà? Non voglio più usare la parola austerità, perché da voi l'austerity ha lasciato la gente senza lavoro. Non è una cosa positiva. Quella a cui io mi riferisco si chiama sobrietà. Tra i giovani, gli studenti universitari, c'è chi comincia ad avere una visione non più dettata dalle regole dell'economia. Non so però se avranno la forza di spostare la società. Questo interrogativo lo lascio sospeso. Il tema è spostare la società, Buttafuoco? Il tema è costruire in punto di realtà, non inseguire più i sogni, le illusioni, le utopie, le ideologie. Noi abbiamo un grande vantaggio, ed è vero, ogni giorno ha sempre la possibilità di evitare gli errori fatti. E il vantaggio di cui disponiamo è quello di rinunciare alle ideologie, alle teorie che ci hanno costretto a immaginare mondi meravigliosi, ma nei risultati spaventosi. E questo è stato determinato da quello che fu il mito materialista del marxismo scientifico e quell'altro altrettanto letale, quello del capitalismo a parametro di qualunque azione umana. In punto di realtà dobbiamo agire, dobbiamo muoverci, perché è impossibile costruire un paradiso in terra. E sappiamo perfettamente, se vogliamo fare un esempio in Italia, che tutta quella che era stata la stagione, siamo partiti dall'85 se non ricordo male, quindi no? Quella che fu la stagione dell'ottimismo, quella che fu la Milano da bere. Facciamo quella che la raccolta dei fondi per l'Africa, perché la salviamo l'Africa, questo è il punto, no? E oggi ci confrontiamo con l'Africa che non abbiamo salvato, qualche volta abbiamo bombardato. Il tema è questo. Il tema è questo. E in tutto ciò io vedo dei passaggi immediati. Per esempio il popolo delle partite IVA, che era il blocco sociale di riferimento di tutto questo ottimismo, oggi coincide con la realtà del precariato. Quindi chi ha la partita IVA in realtà è in una difficoltà continua. Sappiamo che tutte le competenze, tutte le professionalità valgono zero. Nessuna famiglia italiana adesso pensa di investire nel futuro dei propri figli immaginandoli in una professionalità a cui eravamo abituati. Adesso, per un verso o per l'altro, avendo presente qual è la carta geografica d'Italia, noi sappiamo che al nord, chi aveva avuto la possibilità in quel frangente, in quegli anni 80, di fare un gruzzolo, adesso ha affidato ai propri figli la possibilità di fuga. Non ce n'è uno che stia lavorando in Italia, e questo faccio riferimento per esempio al Triveneto, che è la locomotiva d'Italia. Al sud già l'idea di fuga è una cosa che tocca tutti e quindi le disuguaglianze sono aumentate anche perché credo sia venuta meno quello che poteva essere il nerbo fondamentale dell'economia diffusa, qual era quella del ceto medio, che è totalmente sparito. Che le disuguaglianze sono aumentate anche perché non essendoci più quelli che potevano essere dei veicoli, siano esse le cosiddette chiese ideologiche, i grandi partiti, i movimenti di massa, l'alleanza, come ricordava bene Masi, tra gli operai e gli studenti, tutto questo adesso ha determinato una
pappa indistinta che non riesce più a produrre, non dico ricchezza, ma neppure storia. Oggi siamo nel silenzio elettorale, però ho assistito a una scena dove il Presidente del Consiglio incontra gli operai, e non faccio nomi, quindi mi limito nell'ambito della descrizione della scena. Il problema che arriva, un Presidente del Consiglio X. E la cosa che mi ha colpito, ecco, non era di lui non posso parlare, ribalto, la scena in cui il padrone, cioè John Elkann, fa il selfie con gli operai in un rapporto che mette tra parentesi Carlo Marx, mette tra parentesi Ford, mette tra parentesi tutte le teorie e offre soltanto una citazione pop che, non producendo ricchezza, non producendo storia, produce soltanto una chiacchiera inutile su questo nostro destino dove le ricette sono incubi più che soluzioni. E quindi l'unica alternativa è il punto di realtà. Il punto di realtà però ci consente di avere, volevo sentire anche da Giulioli, se ci consente di avere una speranza, perché quello poi che dice Petrangelo, che lui parla in modo talmente forbito, io sono ignorante e fatico a seguirlo, però io ho l'impressione che sono d'accordissimo sul punto di realtà e sui dati di realtà come unico strumento di lettura del reale, ma io ho l'impressione che viviamo in un'epoca fortemente ideologica e che l'ideologia del vincismo, di quello che viene chiamato il merito, che è l'ipercompetizione, il talento, il io vinco, tu perdi, se io vinco sono bravo, se tu perdi sei sfigato, come diceva un sottosegretario del governo Monti. Ecco, questa ideologia qua è un'ideologia, ed è un'ideologia fortissima, è l'ideologia che ha portato tante persone a credere che facendo i free agent, che facendo i liberi professionisti, avrebbero aumentato le loro ricchezze, avrebbero partecipato al radioso futuro del capitalismo e che sono diventati neoproletari, sono diventati precari. Viviamo in un'epoca più ideologica di quella degli anni 60 e 70, perché all'epoca c'era un'ideologia che almeno in Occidente era forte, ma era opposizione. Oggi c'è un'ideologia che coincide con tutti o quasi i governi in Europa e in Occidente. E quando un'ideologia coincide con i governi, quando l'establishment economico, quello mediatico e quello politico sono concordi in un'ideologia, l'ideologia è molto più pervasiva. Infatti ha pervaso le menti, le zucche di moltissime persone, della maggior parte delle persone, che non vuol dire che non ci debbano essere libere elezioni democratiche, però va denunciata l'egemonia culturale di un'ideologia oggi in Italia. E voglio aggiungere a quello che dice Giglioli anche un altro elemento sul quale mi piacerebbe sentire anche l'opinione di De Masi, perché visto che stamattina un po' parliamo di parole, le parole del nostro tempo, ad un certo punto Pepe dice: la parola che io non voglio è austerità, quella che voglio è sobrietà. E secondo me anche lì dentro c'è un pezzo del ragionamento di Giglioli. La parola alla S io uso la parola slow, però devo fare prima partire un attimo da quello che dicevano loro, che è rispettabilissimo, però non coincide con i risultati di alcuni studi che sto facendo da un paio d'anni a questa parte. Una cosa sono le ideologie e un'altra cosa sono i modelli. I modelli sono delle ideologie al quadrato e con la lettera maiuscola, non so come dire. Modello è il cristianesimo, modello è il confucianesimo, modello è l'illuminismo. L'umanità ne ha prodotto una trentina. Io avevo dedicato un libro precedentemente a 15 di questi modelli. Perché? Perché credo che la nostra società post-industriale sia la prima società nella storia umana che è nata senza un modello. Il Sacro Romano Impero nasce col modello dei Vangeli e dei padri della Chiesa. L'Unione Sovietica nasce con i modelli di Marx e di Engels. Lo Stato moderno liberale nasce sul modello di Montesquieu, di Smith, di Tocqueville. La nostra società è la prima nata senza un modello. Questo fatto di non avere un modello ci fa essere un po' come Positano, cioè una casa sull'altra senza una pianta, senza una mappa e con la impossibilità di capire dove andiamo. E come diceva Seneca, nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa dove vuole andare.
Ora, che cosa sta succedendo? In questa carenza, che è tutta dovuta a noi intellettuali, sia chiaro, i politici non c'entrano, perché Bismarck fa quello che fa, Cavour fa quello che fa, perché alle spalle ha avuto degli intellettuali che gli hanno fornito una mappa su cui costruire la città dell'uomo. Noi non abbiamo costruito mappe, questa è una cosa terribile. Quando si parla di società liquida, per esempio, non è una mappa, è uno slogan, non è altro. Ora, il nostro compito è quello di costruire la mappa del mondo in cui stiamo, così come nella geografia abbiamo costruito la mappa del pianeta in millenni addirittura, sbrigandoci di più. In questo ci sono degli spunti quella. Mujica, per esempio, ha creato un modello di società che ho visitato, che conosco bene, eccetera, che è un primo tentativo di abbozzare un modello nuovo per la nuova società. Un altro modello, un altro abbozzo, è proprio quello della decrescita oppure della continenza, diciamo così, dell'intervento dell'uomo sulla natura. Un altro piccolo progetto straordinario è il movimento SLOW, quello di Carlo Petrini. Sto studiando questi movimenti nel mondo, sono una cinquantina qua e là, e sono tutti tentativi che però non sono stati messi ancora in rete, come ha fatto per esempio il mondo della scienza per il progetto Genoma. Ha messo in rete decine di laboratori e ne è venuta fuori la mappatura del genoma. Noi abbiamo bisogno di una mappatura che è più di un'ideologia. In qualche modo hanno ragione tutti e due i miei cari amici. C'è una carenza di ideologia e c'è un eccesso di ideologia. La carenza di ideologia è che sono cadute le grandi ideologie ottocentesche. L'eccesso di ideologia è che questa cultura, che era una cultura solida, è stata sostituita con la cultura effimera dei media. E questo è un fatto che noi dobbiamo superare. I media sono un mezzo. Ma lei è fiducioso, professor Bello? Certo, gli esseri umani hanno impiegato... No, perché io da questa parte dello studio, devo dire, a sentirvi fiduciosissimo. Parlare... Noi abbiamo sempre elaborato grandi idee. Ogni idea ha richiesto tempo. Cioè noi siamo nelle condizioni di costruirlo, quel modello cui lei fa riferimento. Certo, l'illuminismo ha impiegato anni per essere elaborato, il marxismo ha impiegato anni, il cristianesimo nel non frattempo, ne Nel frattempo dobbiamo misurarci con cose nuove, quindi vi obbligo a cambiare pagina, no? E certamente un evento drammaticamente nuovo è quello del terrorismo internazionale. Riavvolgiamo il nastro e partiamo da Daniela Grandi. Questo era prima, no? Abbiamo ragionato al rovescio. C'era un prima. E poi, buttafuoco? E poi tutto quello che pensavamo fosse stato dimenticato nei libri di scuola, che fosse un ricordo di epoche perfino esotiche che avevamo filtrato nell'immaginario, invece sono ritornate sotto forma di spavento. E forse è vero, le ideologie... come il fumo, non possono essere costrette, chiuse, trovano uno spiraglio. Ed è successo che
una religione che pensavamo fosse residuale, che fosse un argomento perfino di varietà e di battute, di scherzi, a cominciare da quella maschera meravigliosa di Totò, che nel turco napoletano, in luogo della scimitarra, aveva la forbice dell'eunuco, beh, tutto questo invece è ritornato sotto forma di spavento, perché si è creato un cortocircuito assolutamente moderno, contemporaneo, e quindi è diventato l'argomento di tutti, lo spavento di tutti, perché secondo me noi ci troviamo di fronte ad una guerra, ad un conflitto che non è più neppure quello immaginato da chi ha volontà di guerra, lo scontro di civiltà, ma è una guerra civile globale, perché appartiene a tutto il mondo, non c'è angolo di mondo dove quell'argomento, di cui ancora non ho detto la parola e il nome, ed è l'Islam, è diventato lo spavento di tutti in ragione di un capovolgimento. Prima vedevo il filmato meraviglioso della bambina e del ragazzo, e in tutti quei gesti, nel rincorrersi, nel cercarsi, in quella vita parallela, che cosa c'è se non il soffio del clemente, del misericordioso, che è la pagina d'apertura del Corano, il Santo Corano? Ed era appunto questo volersi cercare, ricercarsi, ritrovarsi e riconoscersi. Poi abbiamo visto quelle immagini, che sono quelle del terrorismo, e noi vediamo come uno spettacolo di clemenze, di misericordie, di pace, la parola è salam, sia stato invece piegato, sporcato a una logica qual è quella del terrorismo. E allora io dico che tutto quello, costretto nella forma dell'ideologia, è diventato un'esplosione pericolosissima, che non ha esaurito la sua capacità letale all'11 settembre, è arrivata fino ad oggi e continua ancora, perché c'è un concerto, diciamo, non di menti raffinatissime, ma di menti maligne, che hanno fatto sì che quel mondo diventasse il nemico. Vorrei spiegarmi con un concetto semplice. Vedete, l'Islam da sempre, dalla fondazione a oggi, ha vissuto sempre un forte conflitto all'interno di se stesso. Noi quando vediamo un poliziotto fronteggiare il terrorista dopo la strage di Charlie Hebdo a Parigi, non sappiamo che quel poliziotto muore invocando Allah e il terrorista lo uccide sempre in nome di Allah. Si consuma la cosiddetta fitna, cioè il conflitto, la faida, la guerra civile. C'è il tentativo quindi all'interno della comunità di un gruppo di prendere e egemonizzare tutto il resto e di uccidere innanzitutto gli altri musulmani. La scena attuale è quella di un mondo che assiste allo scempio delle vite, assiste a scene che immaginavamo fossero soltanto del Medioevo, quindi teste mozzate. Le vestigia del passato sbriciolate, e in tutto questo noi abbiamo necessità di sapere, di capire, perché altrimenti non faremo altro che moltiplicare l'effetto e il risultato di questo spavento. Per esempio spiegare che... Qual è l'obiettivo però, Buttafuoco? L'obiettivo è innanzitutto essere... Me lo dice in un telegramma e devo andare in pubblicità, essere poi ci torniamo. Egemoni nel mondo islamico e soprattutto essere... trasformare l'Islam in una macchina criminale, in una macchina che capovolge quello che era il sentimento stesso dell'origine di questa religione. Il profeta non aveva... E la macchina criminale deve spaventare anche noi, deve per funzionare. Soprattutto spaventare noi, perché noi reagiamo nei modi più sbagliati, reagiamo con l'ignoranza. E allora poi dopo voglio sapere qual è la reazione giusta. Mettendo tutti sullo stesso piano e soprattutto sacrificando chi in buona fede, identificandosi in quella meravigliosa pagina di civiltà qual è l'Islam, si vede invece rigettato nelle fogne della storia. Andiamo in pubblicità e poi ripartiamo da qui. Come si fa a fare un passetto avanti e quanto noi conosciamo di questo nuovo terrorismo? Perché il nostro, quello di casa nostra, ad un certo punto l'abbiamo vinto, perché forse abbiamo capito che cos'era dopo la pubblicità.
Giglioli, facciamo un esercizio di memoria, no? Anche questa mattina. Sì, perché poi per i fenomeni forse sei in grado di controllarli, sei in grado di arginarli se li conosci, se li capisci, no? Cioè, innanzitutto sì, io sono c'è il tema dell'ignoranza. Un po', la vedo un po' diversamente da come l'ha messa a buttafuoco, perché non so se lui per interesse personale o perché guidato dal filmato che mi ha visto prima, quello sulle Torri Gemelle, l'ha puntata molto sull'aspetto dell'Islam, islamocentrico, ha fatto un discorso sull'Islam. Io credo che, se dobbiamo guardare la cosa in modo più ampio, che trascende perfino l'Islam, e cioè negli ultimi 30-40 anni i popoli del mondo sono entrati in contatto fra di loro molto più di quanto non accadesse prima. Per millenni i popoli hanno vissuto ciascuno più o meno nella sua area geografica, con le sue tradizioni, la sua religione, la sua cultura, la sua economia. Negli ultimi 30-40 anni c'è stato questo fenomeno devastante, gigantesco, ciclopico, epocale, che è stata la globalizzazione. Sono arrivati dal secolo scorso arrivati i treni, poi gli aerei, poi i satelliti, internet, la televisione, Skype, e adesso stiamo tutti a un palmo l'uno dall'altro, siamo tutti in contatto continuo, quotidiano con il resto del mondo. Questo incontro ha portato uno scontro, siamo come tutti, non solo noi europei per carità, tutti siamo come bambini che sono usciti di casa e che vedendo tutti gli altri bambini pensano che gli altri bambini sono cattivi, perché ciascuno ha le sue abitudini, ciascuno ha la sua lingua, ciascuno si veste in un modo. Questo grande incontro ha provocato da un lato il rinfocolarsi delle identità, degli identitarismi, degli spiriti nazionalisti che vediamo oggi in Europa, d'altro canto ha provocato anche scontri molto aspri, violenti, sulle cui ragioni e su cui torti io non mi ci metto neanche, perché la discussione durerebbe dei secoli. Prima in pausa De Masi parlava di quando gli europei sono andati a rompere le scatole in Medio Oriente all'inizio del secolo scorso, ma non è questo il punto, il punto è che negli ultimi 30-40 anni noi popoli del mondo ci siamo incontrati tutti, quindi o impariamo che la contaminazione è un valore, che la diversità è un valore e che ciascuno non deve rompere le scatole all'altro per quello che è, ma ciascuno vive in pace con il diverso da sé, oppure siamo di fronte a un secolo di scazzi etnici, violenti, internazionali e nazionali, perché poi i paesi non sono più, come si sa, i paesi non sono più nazioni, sono paesi all'interno dei quali ci sono nazionalità diverse, no? Sempre perché ci siamo incontrati tutti. Quando arriva un barcone con 300 persone dall'Africa e rappresenta questo contatto, non è importante o è comunque non è dirimente se sono islamici, cristiani, animisti, eccetera. C'è un contatto che crea un problema, che crea una cosa che prima non c'era. Per questo io credo che l'Islam sia una delle componenti di questo mega contatto globale che è avvenuto, ma è una dei tanti componenti. Te ne potrei citare molte altre che riguardano incontri fra buddisti e induisti che fanno a botte, che ne so, i 100.000 induisti buttati fuori dal Bhutan buddista, no? Si potrebbe fare infiniti esempi. Allora, in qualche maniera Giglioli tira fuori la parola che è nel libro di De Masi, che è Xenos. Xenos. No? Cioè, il tema è lo straniero. E quindi adesso veniamo anche allo straniero, però non voglio perdere la suggestione di Anna Grazia Martino, perché quella clip sul nostro terrorismo ci racconta di un fenomeno che abbiamo conosciuto e che ad un certo punto abbiamo arginato, e oggi siamo dinanzi ad un altro fenomeno che evidentemente conosciamo poco, nel quale mettiamo tutto insieme, perché ad esempio Al-Qaeda invece che ISIS, per noi è tutta la stessa cosa, no? In qualche maniera, e magari non è così, non è così, certo. Non è così, però ci conferma Buttafuoco, sì. Prego. Dunque, certo è difficile trovare un minimo comune denominatore di tutti i tipi di violenza che si stanno esercitando in questo momento nel mondo, però alcuni fili rossi ci sono che li legano. Le figlie di Carlo Marx fecero una volta uno scherzo, cioè una specie di quiz, chiedendo al padre tutta una serie di cose. Tra queste, qual è la frase che ti piace di più? E Marx disse la frase di Terenzio: «Nil humanum a me alienum puto», «Nulla di ciò che è umano considero alieno da me, tutto ciò che è umano mi appartiene». È la stessa cosa di quando si dice «nessun uomo è un'isola», perché abbiamo ciò che... Io credo che ciò che si è perso negli ultimi decenni è il concetto di essere parte dell'umanità. Un concetto che non era penetrato dovunque, ma che era stato comunque l'obiettivo principale dei vari umanesimi. Fino al marxismo
che, come diceva Sartre, è un umanismo. Cioè il fatto di far capire quanto di comune abbiamo per il fatto di essere uomini. Quanto di comune c'è tra me e quel ragazzo che arriva sul barcone e che è di un altro colore, parla un'altra lingua, ma viene da me perché abbiamo qualcosa in comune. Questa perdita del concetto di essere parte della stessa umanità, che io devo dire sento proprio con una specie di pelle d'oca in televisione quando si parla per esempio degli immigrati con un senso di estraneità, di xenos. Si tratta di un alieno, è un marziano, è qualcosa che non mi appartiene. Straniero in quanto estraneo. La perdita del concetto di essere tutt'uno, quello che la Chiesa ha sempre predicato con l'Ecclesia, appunto con il corpo mistico. Io sono la vita e voi siete i tralci. Questa unità che è stata la base di tutti i grandi modelli, quello cristiano, quello musulmano senz'altro, quello illuminista, quello marxista, si è perso, e questa perdita è la perdita più grave che si è avuta dall'85 ad oggi. Questa è la nostra perdita più grave. La più grave, la meno rimarginabile, almeno così sostengo in quel capitolo Xenos, ed essendo la meno rimarginabile, la più pericolosa, perché può poi sfociare. Il tema è quale pericolo c'è, perché prima De Masi diceva il punto è che stanno vincendo, perché noi possiamo dire che il terrorismo interno ad un certo punto l'Italia l'ha sconfitto. Terrorismo internazionale, dice De Masi, stanno vincendo loro. Anche perché forse, se posso essere malizioso, diviene comodo a tanti che vinca. Prova a spiegarlo. Per quel motivo che dicevo io. Sì, sì. Per esempio, adesso noi assistiamo, ed è un capitolo ormai lungo che ha svolto tutte le sue pagine, a qualcosa dove si confonde la cosiddetta primavera con situazioni di fatto terrificanti. In nome della primavera, della libertà e della esportazione della democrazia, per esempio, le potenze occidentali, e l'Italia venne coinvolta nel suo rango infimo, contribuirono al bombardamento e al massacro e all'uccisione di Gheddafi, determinando una situazione che non è tanto poi nell'esito economico-commerciale disastroso per l'Italia o in genere per altri perché non c'è più il petrolio, è diventato un problema serio, e neppure perché arrivano i barconi e quindi creando quel conflitto di cui faceva riferimento Giulioli, ma perché poi si scatena una realtà incontrollata che ha determinato il dilagare del cosiddetto ISIS, dello Stato Islamico. È ben strano che io confondo se metto insieme ad Al-Qaeda, se metto insieme a Boko Haram. Sai, stranamente, degli attori sono in scena, poi spariscono e ne arriva un altro. Prima c'era Al-Qaeda, poi è sparito e adesso è arrivato lo Stato Islamico. E ovviamente è una stravaganza, è qualcosa su cui bisogna attivare la conoscenza, capire perché stanno succedendo queste cose. Allora, un punto sia chiaro. Non esiste nella teologia, nell'applicazione, nella dottrina, nella semplice fede islamica l'idea di costruire uno Stato. Non esiste, non esiste. È una novità, è un modo eccentrico, un'interpretazione perfino sanguinaria, perché il profeta non aveva la frusta per far andare la gente in paradiso. Non esiste se non un versetto nel Sacro Corano dove è spiegato chiaramente che chi uccide un solo uomo uccide tutta l'umanità. Quindi io non riesco a capire con quale presupposto teologico i cosiddetti terroristi dell'ISIS possano farsi fregio dell'identità islamica. Quindi questa realtà piace ed è comoda a tantissimi, tant'è vero che determina dei disordini geopolitici che fanno comodo a tanti. È ben strano che vadano a combattere dove? In realtà dove ci sono i musulmani. Non mi pare che siano intervenuti in realtà dove i musulmani sono oppressi. Stranamente questa logica del terrorismo a noi ci viene offerta e apparecchiata nelle forme più spaventose, più cruente, però non viene mai chiarito questo passaggio. Vedi,
Perfino, diceva Franco Cardini con una lucidità spietata, dice una cosa, che se solo i cristiani conoscessero la propria identità non potrebbero che amare e riconoscere i musulmani. La stessa cosa vale al contrario, che se solo i musulmani conoscessero la loro identità non potrebbero che amare i cristiani. Ma c'è un fatto, che noi stessi non riusciamo a conoscere la nostra storia, la nostra identità. Vuoi che riusciamo a districarci fra le distinzioni di un altro, tra sunniti e sciiti, su quello che succede? È sempre il grande gioco. E un'ultima cosa, che è governato da... Cioè, chi sta sopra gli i fili delle marionette? Del grande gioco, grossolanamente, sai come li potrei risolvere? Dicendo così, da un lato c'è la Russia, il cui riferimento da sempre è stato il mondo sciita, quindi l'Iran e la Siria. Dall'altro lato c'è invece un'alleanza, che è quella degli americani con i sauditi, e se proprio vogliamo dirla tutta, immaginate che uno degli alleati più solidi d'Italia è il Qatar, poi... si viene a scoprire che il Qatar è quello che strizza ben più di un occhio a queste realtà. Insomma, il grande gioco è... Quindi se le grandi potenze decidessero di far cessare cesserebbe domani mattina. Il concetto è questo. Se solo decidessero di intervenire, sparirebbe di un colpo. Però è molto comodo che ci sia. Giglioli, che vedevo voleva intervenire... No, che a me non sembra strano che... l'ISIS abbia voluto creare uno Stato. Cioè, non sembra affatto strano, perché cosa c'è di più distrutto, di più devastato degli Stati negli ultimi 30-40 anni nel mondo? Gli Stati non contano più una mazza, perché quello che contano sono i grandi poteri economici internazionali, perché contano la sovranità degli singoli Stati viene meno. Lo sappiamo benissimo, il problema delle democrazie in Occidente, ma in generale degli Stati nel mondo, è che lo Stato come tale non ha più una sua reale autonomia e sovranità. Poi a questo fenomeno, che è strutturale, si può reagire in modo diverso. C'è la reazione ipernazionalista, c'è la reazione invece costruiamo democrazie interstatali, internazionali, sovranazionali, che io reputo l'unica opzione verosimile, ma non è strano che a fronte di un fenomeno globale di eliminazione degli stati, chi non voglia il contatto con gli altri costruisca uno Stato. Lo Stato diventa un rifugio, un modo per rifugio. E quindi a me non sorprende, pur non essendo io un islamologo in alcun modo, però non sorprende affatto che chi è spaventato dagli effetti della globalizzazione si costruisca il rifugio dello Stato. Posso dire, scusami, a proposito di globalizzazione, e credo forse che anche Domenico Domenico De Masi su questo mi possa aiutare. In realtà noi siamo stati sempre, nella nostra storia, da sempre globali, perché già basterebbe il racconto della Via della Seta per dimostrare che questa vocazione permea questi mondi, altrimenti le lingue non sarebbero influenzate reciprocamente. Io, figurati, vengo da una realtà, qual è il Mediterraneo, dove tutto il mondo si dà appuntamento, ma da sempre. Però c'è un dettaglio su cui vorrei fare una precisazione. È giusto quello che dici tu, magari viene voglia di realizzare, di crearsi uno Stato, ma non in nome di quella religione. È l'uso dell'Islam. Mentre invece andando sul concreto, c'è una domanda che mi piacerebbe affidare poi ai nostri spettatori, a noi stessi, perché comunque questi hanno del petrolio e quel petrolio lo vendono, ma chi se lo compra? Questi hanno bisogno di armi e quelle armi chi gliele dà? È tutto un concerto che in punto di realtà si svela e si capisce e si può spiegare. A maggior ragione bisogna conoscere le cose, perché altrimenti non si ne viene a capo di quell'imbroglio, perché il cittadino medio non fa distinzione, confonde tutto. Però forse c'è mette insieme, perché scusami, qual è l'ultima cosa? Sentiamo l'altra lettura, poi cambiamo pagina. Affiderei un nome e un cognome, si chiama Qasem Soleimani, è il comandante che attualmente è in campo per combattere i terroristi dell'ISIS, è uno di cui i giornali occidentali non parlano mai, si chiama Qasem Soleimani, è quello che li sta stanando uno dopo l'altro e li sta ricacciando indietro, è quello che difende le vestigia della memoria dei siti archeologici, perché questi signori sono gli stessi che perfino a Mecca e a Medina, nelle città sante dell'Islam, hanno distrutto la casa di Fatima, la prima moglie del profeta,
per farci i bagni pubblici. Di questo sono capaci e questi non hanno niente a che fare con l'Islam. Nemasi? Io non... Mi dia la chiusura che poi vi voglio parlare di un'altra cosa che è molto cambiata. Non sono d'accordo sul fatto che se Putin e Obama si mettessero a tavolino d'accordo di non intervenire più, cesserebbe tutto. Di intervenire? Io credo che invece credo che ci siano di intervenire placando, eccetera. Si sono placate varie volte le cose. Io trovo che si è ridotto la virulenza, diciamo, contro l'Occidente da parte dei musulmani ogni volta che un leader endogeno loro, che so, lo Shah, Saddam, eccetera, hanno in qualche modo incanalato tutto questo cercando di placarlo e di trasformare la lotta in contrattazione. Questo non è piaciuto all'Occidente, perché lo Shah è stato fatto fuori praticamente dagli americani, che credevano che Khomeini sarebbe stato più alleato dello Shah, o almeno un alleato più ottuso, che quindi non avrebbe difeso la proprietà araba del petrolio. La realtà è che lì c'è una forza di cultura talmente condensata e c'è una contrapposizione. Io conosco di tutto quello, soprattutto il mondo iraniano, ma c'è una forza di opposizione interna nella diversa lettura del Corano. Di quale Corano? Parliamoci chiaro, è di una difficoltà di lettura straordinaria. Io non sono mai riuscito a finirlo. L'ho iniziato varie volte, con varie note a piedi pagina per capire. È complicatissimo. Quindi si presta a una... In assenza di un Papa, diciamo, che dice ex cattedra come va interpretato, dà luogo a tutte le possibilità interpretative e alimenta un problema interno che secondo me nessun intervento nostro. Termino col dire questo: la Sicilia è caduta in 3 settimane in mano a 1000 garibaldini che venivano dal nord. Mi chiedo in quanti giorni cadrebbe se arrivassero 5000 dell'ISIS dal sud. E quanto ci vuole a questi 5000 per arrivare? E che preparazione hanno questi alla guerra e che impreparazione abbiamo noi alla guerra? Quindi la cosa non è così lontana e non credo che se ci fosse uno sbarco la Francia o la Germania interverrebbero a nostro favore, così come noi. Sulle quote, diciamo, ci hanno dimostrato che è un problema nostro. Anche l'atteggiamento verso gli immigrati è nel nord Italia verso il sud, così come nel nord Europa verso l'Italia. Europa, quindi c'è una simmetria del ricco nei confronti del povero, del potente nei confronti dell'impotente, che si riproduce su scala varia, ma con pari intensità e pari cinismo. Adesso io non voglio andare in pubblicità con l'angoscia che arrivano 5000 e non li sappiamo fronteggiare. Non sarebbe male. Facciamo che Buttafuoco. Stamattina, è sabato mattina. Buttafuoco, com'è sabato. Che la dovrei chiamare? Io, di mio, ho anche un nome saraceno, che è Jafar, che è l'emiro di Sicilia, anche il cattivo delle favole. Vedi? Avevo avuto il sospetto. Tutto è nato come uno scherzo. Con i pupari. E però, sapete, la Sicilia quella è saraceno. Quindi, è quello Jafar. Che nel... Sì, Aladino, giusto, il cattivo. C'è anche Aladino, il cattivo del Faro. Racconto sempre a mia figlia. Vedi? Sì, la favola di Aladino tutte le sere, Jafar è il cattivo. Mi spiace, adesso penso a te. Pubblicità con Jafar. Buongiorno, vediamo subito come anche un'arida carta meteorologica, poi aride non sono, possa dare buone o meno buone notizie. Allora, questa è la situazione con i fronti, la famosa carta inglese, quella in cui l'Italia è stesa come un lino a sventolare, direbbe Fossati. C'è questa perturbazione sulle Alpi proprio, potrebbe entrare sull'Italia e quindi cambiare, diciamo, radicalmente il tempo, ma la situazione prevista per le 12 di domani ci dice altro, ci dice che si ferma su questa zona, vedete, rimane e quindi determina un tempo un po' incerto al nord, specie sulle zone alpine e un po' anche in pianura, mentre il centro e il sud restano in una zona di alta pressione, quindi con tempo stabile, a parte le nuvole del pomeriggio. Vediamo il modello e poi sappiamo che martedì ancora è festa. No, dico, l'abbiamo rimessa in piedi. L'abbiamo rimessa in piedi.
Allora, ecco qua, qualche pioggia oggi al nord, isolata, debole, ma qualcosa c'è, centro-sud forse qualche nuvola, ma oltre questo non si va. Domenica ancora una giornata con delle piogge al nord, vedete che scendono anche in pianura, l'azzurro sono piogge moderate, quindi non è proprio nulla nulla, però non è maltempo marcato. Al centro e al sud nel pomeriggio si formano le nuvole sugli Appennini, danno qualche breve pioggia e in serata spariscono, quindi fanno la loro comparsa e poi se ne vanno, e questo è un meccanismo tipicamente estivo fra l'altro. Vediamo lunedì, situazione molto simile con le piogge al nord che scendono un po' anche in pianura, qualche precipitazione sulle zone interne del centro-sud, in parte la Sicilia, ma sono sempre deboli. Vediamo anche martedì perché è festa, quindi per avere un'idea se cambia qualcosa, in realtà lo schema rimane un po' lo stesso, c'è questo grigio di qualche nuvola che passa, qualche pioggia sulle zone interne del centro-sud e delle piogge un po' più intense sulle zone alpine, ma che sembrano liberare un po' le zone di pianura del nord, e questo insomma, come dire, c'è un piccolo cambiamento, però lo schema rimane quello lì. Allora, vediamo le temperature massime previste per oggi. Non sono ancora molto alte, però la tendenza è a salire un poco, cominciano a comparire dei timidi rossi che sono quei 26-27 gradi, nei prossimi giorni, direi anche nella prossima settimana, qualche altro grado sicuramente si recupera e quindi ci troveremo in situazione quasi, quasi estiva. Un numero, 45502. L'associazione si chiama AMLIB, Amore e Libertà, si occupa dei bambini, dei poveri, delle famiglie in difficoltà in Italia e nel Congo, a questa specie di, chiamiamolo gemellaggio. Al grido, perché è un grido, di nascere povero non può essere una condanna, c'è questa campagna, chiedono il nostro aiuto, 2 euro da cellulare, 5 euro da fisso, 45502. Il sito dove trovate tutte le informazioni che è accanto a loro.org, e io vorrei velocemente dirvi quali sono i progetti: sostenere le case famiglia in Congo, ampliare la scuola della libertà a Kinshasa, sempre in Congo, 900 bambini che vengono istruiti, l'istruzione è l'unica maniera per cambiare la loro vita e il loro futuro, e poi aprire una casa di accoglienza per giovani in difficoltà qui in Italia, e poi è stato aperto, e qui c'è una specie di aggancio a quello che era successo, lo spazio gioco per i bambini fino a 3 anni che si chiama Kirikou. Tua figlia forse è troppo grande, ma le mie nipotine non lo sono. Kirikou e la strega Karaba, no, è vero? E la strega Karaba è una finta cattiva, sembra cattiva, ma alla fine non lo è, quindi è una storia molto bella, è un film, un cartone animato, se lo trovate fatelo vedere ai vostri bambini perché è importante. 45502 accanto a loro, grazie a Paolo Sottocorona. Allora, nel frattempo voi avete chiacchierato tanto, tantissimo, troppo, quindi io mi sono persa un tema che però voglio proporvi in ogni caso. Arrivo Giglioli, poi se dobbiamo tornare su qualcosa ci torniamo subito dopo, perché il tema che volevo affrontare con voi, a partire da una parola che è nel libro di De Masi, jobless, è quanto è cambiato in questi 30 anni il lavoro. Allora, Daniela Grandi ci aveva preparato così una robetta, proprio piccola piccola, ve la faccio vedere. Notem Robotics, modello casalingo NDR114, numero di serie 583625. Salve. Salve. Siete la famiglia di uno? Beh, credo di sì. Fa paura. Andrew, è molto buono. Grazie, signore. Non vi sembra? Per me è una porcheria. Porcheria? I porci non hanno ali e pollo. Intagliare il legno.
Allora, professor De Masi, le macchine, il lavoro, quanto lavoro c'è, quanto lavoro ci sarà, quanto lavoro ci siamo persi per strada, come è cambiato il lavoro in 30 anni, capisco che la domanda è complessa, ma lei saprà sintetizzare, con jobless. Dunque, noi abbiamo avuto alla fine del Settecento l'arrivo di macchine che hanno sostituito soprattutto i cavalli, perciò sono sembrate poco minacciose per la occupazione. Ciò nonostante ne nacque poco dopo il luddismo, cioè quel movimento inglese secondo il quale bisognava distruggere le macchine perché toglievano lavoro agli esseri umani. Gli economisti invece ne hanno tratto, per nostra grande sfortuna, l'idea che le macchine non tolgono lavoro, ma creano più lavoro di quanto si pensi, perché per produrre macchine occorrono persone e naturalmente queste persone sono occupate. Cosa è successo nel frattempo? Che le macchine che erano, diciamo così, semi-analfabete, quando erano martello, che avevano la quinta elementare, quando erano telaio, meccanico, si sono laureate, sono andate all'università e sono diventati computer e sono diventati anche robot. E è successo che addirittura molte macchine sono costruite da altre macchine. Se uno va, per esempio, alla Volkswagen oggi, vedrà degli stabilimenti praticamente vuoti di persone, pochissimi individui e tutti robot, che non sono più i robot ai quali ci eravamo abituati, quelle mani veloci, ma sono proprio dei blocchi che quando si aprono mostrano un'automobile completa. Questo comporta che non è più vero che la tecnologia distrugge del lavoro ma ne crea di più. È vero invece l'opposto, che il lavoro, non quello creativo, noi abbiamo un terzo di lavoro creativo e il 70% di lavori esecutivi. Il lavoro creativo esisterà sempre e non avrà orario. Ma quel 70%? Quel 70% invece diminuisce velocemente. E quindi qual è l'unica possibilità che abbiamo? E diminuirà ancora più velocemente ora che l'intelligenza artificiale prenderà il campo, non è più il bancomat che sostituisce il cassiere di banca. Qui siamo alla sostituzione di lavori intellettuali, quindi migliaia di impiegati che scompaiono. La mia teoria è che, primo, gli economisti debbono prendere atto di tutto questo. Per fortuna oggi siamo arrivati al 40% in America che hanno capito questo, quindi non dobbiamo disperare. Quindi forse già anche, comprendere, anche lei gli dice, economisti potrebbero prima o poi capire. Anche gli modo. Economisti potrebbero prima o poi capire. E far capire ai politici, che si fidano solo di loro, che il problema è un altro. Con tutti i Jobs Act che noi vogliamo, con tutti gli espedienti che vogliamo, che so, in Italia si risolve 600.000-700.000 disoccupati, ma i disoccupati sono 4 milioni. In Italia occorrerebbero 27 milioni di posti di lavoro, ne abbiamo 23 e gli altri 4 sono disoccupati. Perché? Perché quei 23 fanno 40 ore settimanali. Quindi facciamone meno? 36 ore settimanali, noi non avremmo disoccupazione in Italia. Giglioli? Quindi bisogna cominciare a guardare da quest'angolo di visuale, perché i dati usciti ieri, proprio sul Corriere, l'altro ieri sul Corriere della Sera, sono dati di incremento della disoccupazione in tutta Europa. Beh, poi insomma, quando è stato? 2 giorni fa mi sembra, sempre l'Ocse ci ha detto che eravamo penultimi sulla occupazione, cioè sì, il nostro tema occupazione anche giovanile. Anche i primi stanno male, perché cioè, dopo di noi c'è soltanto la Grecia. Beh, insomma, però i primi stanno giovani. Primi, noi siamo penultimi, è un po' sì, peggio. Sì, certo. Prego, Giglioli. Guarda, De Masi è uno dei pochi in Italia che pone questa questione. È un dibattito che negli Stati Uniti, in particolare in California, è vivissimo. In Italia devo dare atto al professor De Masi, che è l'unico, o quasi, almeno che sappia io, è l'unico che ne parla. È uscito poche settimane fa, proprio negli Stati Uniti, questo libro di Martin Ford, che non è un economista, ma è un guru della Silicon Valley di destra, capitalista, liberista, il quale sostiene che il reddito minimo garantito, che in Italia vogliono soltanto il Movimento 5 Stelle e la sinistra radicale, lui, da studioso di destra, sostiene che è l'unica possibilità per mandare avanti il capitalismo, perché se non viene redistribuita una parte dei profitti creata non più dal lavoro umano ma dall'intelligenza artificiale e dagli algoritmi ai consumatori, i consumatori non consumano e non consumando non mandano avanti la macchina del capitalismo. L'ho fatta semplice, è un libro piuttosto complicato e non è l'unico che è uscito negli Stati Uniti in questo periodo, ne è uscito un altro
tre o quattro mesi fa sullo stesso tema, cioè il tema della... noi quando pensiamo ai robot pensiamo a quelli antropomorfi, no? Invece la robotica... noi ci abbiamo giocato, allora, insomma, perché in televisione dava l'idea. Mandare robot antropomorfi. Ma in generale la robotica è intesa come intelligenza artificiale, in grado di apprendere, e questo lo vedevamo un po' nel video, in grado di apprendere, quindi di migliorarsi, con algoritmi che creano ulteriori macchine, fanno sì che non è soltanto il lavoro manuale, lo diceva bene De Masi, meglio di me, cioè, se noi pensiamo che ci sono chirurghi robot, che ci sono giornalisti robot, in grado di farti la cronaca scritta di una partita di calcio vedendola e mandandola online, capiamo che non sono più soltanto i lavori manuali, ma anche tanti lavori cognitivi. E noi siamo abituati a pensare, sulla base delle precedenti esperienze, che ogni cambiamento strutturale porti il lavoro nell'arrivo nuovo, no? Cioè, dall'agricoltura, si perde il lavoro in agricoltura perché arriva il trattore, ci sono i lavori dell'industria. Se perdono i lavori nell'industria perché ci sono i robot, ci sono i lavori nel terziario. Beh, quella dinamica lì è finita, dicono questi... Abbiamo esaurito il giro. Non è che non lavorerà più nessuno, ma i lavori saranno meno, sono già meno, pochi, saltuari e comunque insufficienti. Male, perché io sempre avevo questo problema che era sabato e che volevo, insomma, un po' di ottimismo. Insufficienti ottimismo. Per garantire al capitalismo, che è basato sul meccanismo di produzione e consumo, di andare avanti. Ma questo è ottimistico. Questo è ottimistico. Meno sì, male. Per noi napoletani, per esempio, l'idea che di lavorare un po' meno, potremmo avere più certo. beni e più servizi certo. con meno lavoro, lavorando è una meraviglia. Meno. Capisco. Buttafuoco, devo chiudere. Ce l'ha un telegramma su quanto è cambiato il lavoro? Oppure mi vuole dire quanto ci ha messo qua dentro lei e quanto le ha dato questo viaggio? Io ci ho messo tutto. Per quel che riguarda un messaggio da fine settimana, è proprio l'ho messo all'inizio del libro. Quella frase fondamentale che chi ha un mese, fosse pure nel giorno del giudizio, quando tutto è finito, lo pianti. E quindi nel lavoro, a maggior ragione, questo è il momento in cui tutti lavorano, perché è il momento della semina e il raccolto arriverà. Quindi chi ha un seme lo pianti, questo è il messaggio. Domenico De Masi, tag, le parole del tempo. Io vi devo salutare, vi voglio salutare, con una clip dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Mi piace farlo perché, insomma, c'è la possibilità di dare una mano e perché questa clip vi piacerà molto. Sono i ragazzi che questa malattia la conoscono sulla loro pelle, ad impegnarsi, lo sentirete, cantano. Insomma, la vediamo, ci ritroviamo lunedì. Quest'anno nella settimana nazionale della sclerosi multipla ci sono delle importanti novità. Prima fra tutte la presentazione dell'agenda della sclerosi multipla in Senato e poi una piacevole novità, quella dei ragazzi che si sono adoperati per una canzone dal titolo Senza mentire. Non lo so definire per quanto è stato bello, cioè suonare e cantare con i veri cantanti, wow. Una canzone che racconta i sentimenti di noi ragazzi affetti da questa patologia, il disagio, ma soprattutto la speranza. E tutti abbiamo un ruolo, penso, in questo mondo. Forse il nostro ruolo è quello di insegnare alle altre persone che magari possono stare anche meglio di noi a vivere. Impari ad accettare meglio i problemi, i veri problemi della vita, perché chi cade in basso sa guardare meglio in alto.